finire, io non c'ho altro che augurarvi tante, tante belle cose per il Natale, specialmente per il nuovo anno, che sia portatore di pace, di serenità e di salute. L'atteggiamento rissoso che ha il coro stasera serve per introdurre il pezzo con cui inizieremo il concerto. Si tratta di uno dei Carmina Burana, In taberna quando sumus, che servirà a introdurre la festa di stasera e finirà con un ritrovo conviviale. Dai Carmina Burana, In taberna quando sumus. E non siate raffigurato. Eseguiremo adesso tre canzoni dedicate a Firenze, non solo per ricordare l'alluvione, che ormai è andata. Inizieremo con Firenze di Spadaro. Che è forza bracciato
chiama Cascine. Thank you.
Sull'Arno valeva. E infatti seguiremo adesso di Salvatore Allegra L'Arno canta l'eterna canzone. Cavaliere dei cavalli, però.
Lo so, ecco, ci sono cavalli. Per chiudere la parte di spettacolo dedicata al coro, per farvi gli auguri di Natale, eseguiremo due brani dal repertorio classico natalizio. Il primo si intitola Carol of the Bell ed è uno scampanio un po' ossessivo e però anche festoso che annuncia la nascita di Gesù. Infine, la canzone del tamburino, The Little Drummer Boy. Sound for me, dear, 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 dear,
perché stai finita? Se si scherza, vabbè. Chi fa da sé fa più fatica. Gallina vecchia, prima o poi muore. Non c'è peggior sordo di chi non ci sente. Chi va con lo zoppo va piano piano. Chi va piano arriva dopo. Occhio per occhio, occhio a quadrato. Il lupo perde il pelo e diventa calvo. Chi va piano va sano e viene tamponato poco lontano. Chi trova un tesoro trova un amico. Chi lascia la strada vecchia per la nuova arriva prima perché è asfaltata. Mogli e buoi sempre corna sono. Se una mela al giorno toglie un medico di torno, una mela ogni 6 ore toglie 4 medici. Ah, mi sembra giusto. È più facile per un cammello passare per la tuna di un ago se questa è lumificata. Certo. La miglior difesa è l'assenza. Volare è utile, atterrare è necessario. Gallina vecchia fa schifo. Donna baffuta fa più schifo della gallina vecchia. Ama il tuo prossimo, non questo, il prossimo. Meglio avere la siringa piena che la moglie drogata. Gallina vecchia si fa il lite. Perché i polli vanno sempre al supermercato per vedere le galline lunghe? Cara, tu preferisci una donna bella oppure intelligente? Ma nessuna delle due, ti amo come sei. L'impotenza è quel fenomeno che si verifica quando la forza d'attrazione della Terra risulta maggiore della forza d'attrazione della donna. Accetti lui. Perdona. Una signora sale su un taxi e si raccomanda: autista, faccia attenzione che sono madre di 8 figli. Il tassista si volta incredulo ed esclama: io dovrei stare attento, io! Allora, dottoressa, ho un'erezione continua, giorno, notte, 24 ore al giorno. Può dare qualcosa? Ah, vitto, alloggio e 1000 euro al mese, di più non posso. Una bella signorina telefona al ginecologo. Ho lasciato lì i miei slip. No. Ah, mi scusi, allora proverò a chiedere al dentista. In tassi. Quanto costa la corsa? Beh, dipende dal tempo. Allora, dunque, supponiamo che piova. La spiega lui dopo. Io c'ho una vecchietta che entra in farmacia. Anch'io c'ho una vecchietta. Eccola. Buongiorno, e vorrei delle compresse di acido acesitalsalicilico. Vuole dire aspirina? Ah, oh, sì, certo, la mia pazienza, ma mi ricordassi mai una volta come la si chiama. Dottore, ho i denti gialli, posso fare? Ma ci metta sotto una cravatta marrone. Caro, ti piace il mio nuovo reggiseno? Ma che te lo sei portato a fare? Non è nulla da metterci dentro. No, perché allora, che tu che le porti a fare le mutande? Un giorno, sei quasi finito, un signore scende da casa di un amico. Quando a un tratto sente una voce che gli dice: spostati, spostati, sta per cadere un vaso. Lui si sposta e il vaso gli cade vicino. Poi che succede? Un altro giorno? Spostati, spostati, che sta per passare una macchina.
si sposta e passa una macchina a tutta velocità sbandando. L'uomo allora chiede: ma tu chi sei? Sono il tuo angelo custode. Allora, quando mi sono sposato, dov'eri? Cambiamo posizione? Oh, sì, e quale? All'orecchio. E sei diventato sordo? Non mi sembra che tu sia diventata muta. Io ho salvato una vecchietta da un maniaco che voleva violentarla e ho preso un sacco di botte. Ma dal maniaco, naturalmente? No, dalla vecchietta. Diceva, fatti, fatti tuoi, fatti, fatti tuoi. Je la souhaite connaître son état de santé, savoir s'il va mieux o se son problème s'est aggravé. Desidererei parlare con qualcuno a proposito di un paziente che si trova presso di voi. Vorrei conoscere il suo stato di salute, sapere se sta meglio o se il suo problema si è aggravato. Che è il nome del paziente? Qual è il nome del paziente? Il s'appelle Jean Dupont, il è dalla chambre 302. Si chiama Jean Dupont ed è nella camera 302. E lei le stomaco, je vous prie, je vous passe l'infermiera di servizio. Un istante, vi prego, vi passo l'infermiera di servizio. Bonjour, ici Françoise, l'infermiera di servizio. Che puoi je faire pour vous? Buongiorno, sono Françoise, infermiera di servizio. Cosa posso fare per voi? J'aimerais connaître l'état du patient Jean Dupont della chambre 302. Un instant, je vais essayer de trouver le médecin de garde. Vorrei sapere come sta il paziente Jean Dupont della camera 302. Un istante, vado a provare a cercare il medico di guardia. Ici le docteur Jean, le médecin de garde. Je vous écoute. Sì, sono il dottor Jean, il medico di guardia. Vi ascolto. Bonjour docteur. Je voudrais savoir quel est l'état de santé de monsieur Jean Dupont qui se trouve chez vous depuis trois semaines, chambre 302. Un instant, je vais consulter le dossier du patient. Buongiorno dottore, io vorrei sapere qual è lo stato di salute del signor Jean Dupont che si trova presso di voi da tre settimane alla camera 302. Un momento, vado a controllare la cartella del paziente. Le voici. Eccola. Il a bien mangé aujourd'hui, sa pression artérielle et son pouls sont stables. Hier j'ai bien le médicament prescrit et normalement on va lui enlever le monitorage cardiaque de mer. Si tout se déroule bien comme cela pendant 42 heures, le médecin signera sa sortie per le weekend à venir. Egli ha mangiato bene oggi. La sua pressione arteriosa e il suo polso sono stabili. Egli ha reagito bene alle cure prescritte e normalmente si leverà il monitoraggio cardiaco domani. Se tutto si svolge bene come ora durante le 48 ore, il medico lo dimetterà per il prossimo fine settimana. Ah, se sono delle belle meravigliose! Je suis fou de joie, merci. Ah, queste sono delle notizie meravigliose. Io sono folle per la gioia. Grazie. A votre façon de parler, je suppose que vous devez être quelqu'un de très proche. Certainement de la famille,
Per il vostro modo di parlare, suppongo che voi dovete essere qualcuno molto vicino, certamente uno di famiglia. No, monsieur, je suis Jean Dupont lui-même, et je vous appelle de la chambre 302. Tout le monde entre et sort de ma chambre, personne ne me dit rien. Je voulais juste savoir comment je me vois, comment je me vois. Merci beaucoup. No, signore, io sono Jean. Ah, per il vostro modo di parlare, suppongo che voi dovete essere qualcuno molto vicino, certamente uno di famiglia. No, signore, io sono Jean Dupont, proprio io. Vi parlo della camera 302. Tutti entrano e escono dalla mia camera e nessuno dice niente. Io non volevo soltanto sapere come sto. Grazie tanto. Que j'ai subi. Toi, toujours étais à mes côtés. Oui, ma chérie. Durante il malore che ho avuto, tu sei stata sempre al mio fianco. Sì, amore mio. Lorsque j'étais licencié, tu étais là pour moi. Oui, ma chérie. Quando sono stato licenziato, tu mi sei stata vicino. Sì, amore mio. Lorsque la société a fait faillite, tu m'as soutenu. Oui, ma chérie. Quando la società è fallita, tu mi hai sostenuto. Sì, amore mio. Lorsque j'ai eu des problèmes de santé, tu étais encore à mes côtés. Oui, ma chérie. Quando ho avuto problemi di salute, tu eri ancora vicino a me. Ma tu sei sì, qua? Sì, amore mio. Ma tu sei qua? Come, mon chéri? Je crois que tu me portes la poisse. Oh. Allora, sai, ma sai cosa? Come, amore mio? Io credo che tu mi porti ella. Quando Dio creò l'amore, non ci ha aiutato molto. Quando creò te distesa al letto, sapeva cosa stava facendo. Ero ubriaco e su di lui. E creò le montagne, il mare e il fuoco allo stesso tempo. Ha fatto qualche errore, ma quando creò te distesa al letto, fece tutto il suo sangue universo. Bukowski. Non è un'offesa il nome. Sono andata al mercato degli uccelli. E ho comprato degli uccelli per te, amore mio. Sono andato al mercato dei fiori e ho comprato dei fiori per te, amore mio. Sono andata al mercato dei rottami e ho comprato catene, pesanti catene per te, amore mio. Poi sono andato al mercato degli schiavi e ti ho cercato, ma senza trovare, amore mio. Questo è già preverso. Mattina. Mi illumino immenso. Dicono alcuni che sulla terra nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me invece è ciò che si ama, Saffo. Se durassimo in eterno tutto cambierebbe, dato che siamo mortali. Molto rimane come prima. C'è un'ape che si posa su un bottone di rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa, Felice. Prima era prete, poverino, non si è detto. Si esce e si chiude la porta senza pensarci. E quando ci si volta a vedere quel che si è combinato, è troppo tardi. Se vi sembra la storia di una vita, d'accordo? Raymond Carver. Quasi anonima sorridi e il sole indora i tuoi capelli. Perché per essere felici è necessario non saperlo? Fernando Pessoa.
Sì, sì, lo vedo. Certo. Ecco. Grazie. La per... Sì. No, no, no. Sì. Noi leggevamo un giorno per diletto di Fanciarotto, come amore lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso essere baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi lasciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse quel giorno più non mi leggevo. Lo sketch Le amiche, scritto dal signor Luciano Facchini, che è qui presente stasera e che ringraziamo per la gentile concessione. Allora, sul palco si alternano tre coppie di attrici che interpreteranno le due amiche in questione, Teresa e Carla. Nell'ordine, Anna Maria Bisoni e Franca Focardi, Anna Confalonieri e Maria Frilli, Stefania Nibbi e Antonietta De Vita. L'amica di nome Carla nella prima coppia ha un cappotto, nelle due coppie successive rimane solo con un fiore che la caratterizza. Sono le 10:20. Ma Carla, ma sei proprio tu? Ma che piacere rivederti. Ma lo sai che saranno passati 20 anni da quando io... da quando ci siamo viste l'ultima volta, no? Teresa! È passato... saranno passati davvero 20 anni, eh? Ma lo sai che lì per lì non ti riconoscevo? Aiuto. Come sei bella così... bella grassa. Io invece t'ho riconosciuto subito dal cappotto. Bello, vero? Roba buona questa, dura una vita. E poi mi sta così bene, vero? Io non ho messo su tanta pancia come te. E poi è fatto su misura, eh? Sì? E di chi? Mia, ovviamente. Ma te, come te la passi? Io bene, tu? Benissimo! Davvero è passato tanto tempo, eh? Ora, quanti anni hai? Tutti quelli che dimostro. Perbacco! Ti facevo molto, molto più giovane. Cara mia, purtroppo il tempo non passa mica solo per te, eh? Davvero, sai. Ma ora... vedo però che hai un... hai un bel portamento da signora. Vedo che ti fai ancora la ceretta sul labbro. Ora le scatoline si vedono solo da vicino. Sì, ora vado dall'estetista. Però questo mese ho avuto tanto da fare che ho saltato la seduta. Però vedo che anche te, ti porti molto bene. Ecco, questi denti sembrano quasi veri. Ah,
posso dare il nome del mio dentista, sai? Così ti potresti far sistemare quei dentoni davanti. Che una volta più giusto. Sì, cara, e io ti do quello dell'estetista, così ti potrà correggere quell'occhio più piccolino dell'altro. Cara, sì, lo prendo volentieri. Ma ti ricordi quando si andava al liceo, eh? Tutto tempi passati. Tutto quello che era tuo era mio, e tutto quello che era mio era anche tuo. Che bello che era! Me lo ricordo, Carla. Tutti i miei libri erano come se fossero sua, anche quando ne avevo bisogno. A proposito, se li hai ancora, quei due libri di letteratura, me li potresti rendere? Li cercherò, e se li trovo, te li restituirò. Bei tempi! E così il mio Franco era diventato tuo! A proposito, com'è andata a finire con Franco? Ci siamo sposati. E tu cosa hai fatto dopo che lui ti ha piantata? Io non mi sono preoccupata neanche un po'. Era un tipo così insignificante che dopo poco mi sono messa con Ugo e ci siamo sposati. No. Tu hai sposato Ugo? Ma senti, bene, sei stata brava a incastrarlo, Non c'era mai riuscita nessuno, e dire che era stata a letto con metà delle ragazze del liceo. Ma a te non te ne è portato nulla, vero? No! Dopotutto anche te eri stata a letto con mezzo liceo. Ma com'è che vi siete fidanzati? Ah, lui era un timidone. Vedevo che si voleva avvicinare, ma non ce la faceva. Così ho preso io l'iniziativa e l'ho baciato. Mi ha detto che non aveva mai provato niente di simile. Ci credo, con il tuo alito. E vi siete fidanzati? È stato lui a prendere l'iniziativa. Mi ha baciato che tremava come una foglia. E poi mi ha detto che gli era sembrato di sognare. Deve essere stato un incubo terribile! Hai dei bambini? Sì, tre. Oh, ma anch'io, sai, ne ho tre! Tutti così bravi, somigliano tutti e tre al loro babbo! E fra di loro si assomigliano? Certo! E i tuoi lo chiamano tutti e tre babbo? Tuo marito? No, lui vuole essere chiamato papà. Oh, e cosa fanno? Vanno ancora a scuola? Cosa fanno, l'asilo, l'elementare? O di più? Di più, di più. Allora il primo fa il liceo, il secondo l'istituto tecnico e la terza, la più piccolina, fa la prima media. Ma che bravi! Intelligenti, Ma si vede che hanno preso tutti dal babbo. E i tuoi? Ai miei due al liceo e una alla piccolina alle medie. Accidenti, sono intelligenti anche loro. Certo. Ma da chi hanno preso? Per l'intelligenza da tutti e due, cara. Certo. Da uno solo non bastava. Però dimmi, adesso dove stai di casa? Sei sempre a casa con i tuoi? No, cara, purtroppo sono morti tutti e due appena mi sono sposata. Di crepa amore. No, solo per una stupida intossicazione alimentare. Cucinavi tu? No, io andavo a lavorare, non potevo stare lì con loro. E poi noi eravamo tornati a casa, in una casa per conto nostro. Tu piuttosto, ma tu abiti sempre in quel posto laggiù, in quella piana, quello che chiamavano campo profughi, mi sembra, vero?
gli invidiosi chiamavano così, ma ora è molto meglio, è una zona residenziale, molto costosa, ricercatissima. Fortunatamente la sala è nostra. Piuttosto, dimmi, ma gli danno ancora il contributo per la casa dall'arcivescovato? Ma quale? Noi non abbiamo mai avuto bisogno. E quando i miei sono morti abbiamo venduto quella casa e ne abbiamo comprata una bellissima lassù in collina, con un bellissimo giardino accanto e con tutto il parco e i bambini che vivono benissimo e vengono su sani e belli, mentre giù nell'estrema periferia vengono su malaticci e mezzi rachitici. È vero, però noi fortunatamente abbiamo davanti a casa un bellissimo parco. E allora i ragazzi sono potuti crescere forti e sani. Tu piuttosto, come fai a venire a fare la spesa qui se abiti in collina? Ma cara, col bus è così comodo. Ah, la patente non te l'hanno data. Io la patente non l'ho mai voluta, non mi interessa, io sono salutista, preferisco camminare. Cara, e poi lo vedo che anche tu prendi l'autobus, no? Ah, a proposito, il biglietto lo fai ora, vero? Perché guarda, ci sono delle multe! Fatti sì! Tu lo sai bene questo. E anzi, ma che borsa pesante che hai! Sicuramente saranno tutte patate. Ma che patate? Io le continuo le patate. No, cara, io vado due volte la settimana a fare la spesa in modo da avere tutte cose belle e fresche e fare dei piatti meravigliosi ai miei. Oggi, per esempio, sono toccati frutta, verdura, carne. Dei margheriti meravigliosi. Perché vedi, cara, noi mangiamo parecchio. Noi. Oh, si vede. Ma tu che hai comprato? Ma sempre le solite rape. Prima quasi non mangiavi altro. Guarda, ho comprato poche cose perché noi facciamo la spesa tutti i giorni proprio per mangiare sempre roba fresca. Noi no, noi la spesa la facciamo due volte alla settimana perché abbiamo un frigo bellissimo che funziona a tutto regime. Ma la lavatrice si è guastata, vedo. Vicino casa mia c'è un bel negozio di elettrodomestici e fa anche le riparazioni e vende a credito. Se vuoi ti do l'indirizzo. Va bene, dammelo. Può darsi che in seguito mi faccia anche comodo. Però a te la lavatrice non te la deve mica aver riparata tanto bene, sai, questo riparatore. E va bene, te lo do con piacere l'indirizzo, perché noi ci siamo sempre aiutate. Ti ricordi quando ti ho fatto copiare tutto il problema e l'esame? Mi ricordo. Poi te lo rifacesti di sana pianta e nella maniera giusta. Eh già, e tu che eri impreparata non te ne accorgesti e ti toccò andare a ottobre. Ma in quell'occasione sei stata troppo distratta. Se solo fossi stata un po' più attenta, ti saresti accorta di quell'errore che era proprio marchiano e se ne sarebbe accorta anche un ragazzino delle scuole elementari. Ma dimmi adesso, la mente come va? Sei sempre distratta? Benissimo, cara. Non hai visto come ti ho riconosciuto subito? E quanto ci volevamo bene. Eravamo proprio due grandi amiche. Io mi ricordo anche di quella volta che ti sorpresi dietro il muro della scuola
a cominciare con Franco. E io intervenni subito, così ti salvai da una situazione molto pericolosa. Me lo ricordo. Portassi tutta la classe a vedere e tutti si misero a fischiare. E invece che ringraziarmi, facesti l'offesa. E il giorno dopo mi toccò prendere il tuo posto. Ma per un'amica come te, questo è altro. Ma ti ringrazio adesso, Carmen, perché Ugo è molto meglio, è troppo. Lo dici tu, provare per credere. Provato. Anche dopo qualche tempo era così imbranato che scappò via. Io mi ricordo anche che mi disse di quella volta che ti vide tutta svestita con quella biancheria, che gli prese un convulso di risa che gli toccò scappare. Non ti dico le risate che ci siamo fatte per questa cosa anche dopo molto tempo. Me lo immagino. Quando ho detto a Ugo che ci aveva provato, cominciò a ridere. Poi... poi cominciò a compiangerlo e infine disse: se non si sveglia quel ragazzo è sempre così imbambolato davanti alle belle donne. Da ragazzi avevamo detto che se non si pigliava qualche scorfano un po' tonda non si sarebbe mai sposato. Poi Franco, tu lo sai bene, così all'antica, così retrogrado. Ma poi d'altronde nemmeno tu vai molto d'accordo con la moda. Cara, ora mi sembra che si sia fatto tardi. Ti devo salutare perché a casa devo fare ancora un monte di faccende. Bella cosa a te, che se sei rimasta come eri una volta non facevi nulla. Adesso devo andare anche io, va? Però vienimi a trovare e se vieni fammelo sapere che ho messo da parte un paio di vecchi zoccoli che avevo in soffitta, che io non so più per via del pavimento cerato, ma te farebbero molto comodo. Va bene, mettimeli via, può darsi che in futuro mi facciano comodo, però io ho bisogno ancora di te, dei consigli. Abbiamo comprato pezzettino di terra in campagna e ci vorremmo fare un campicello. Avremmo bisogno di un consiglio di una donna come te, che è sempre stata contadina da generazioni come te. E se tu venissi a casa mia, mi sapresti dare tanti bei consigli con la tua esperienza. Tu hai ragione, ma adesso... arriva il 16, vieni anche tu? No, io il 16 lo prendo, io prendo il 35 perché da un percorso un po' più lungo, però ci sono tanti posti, almeno mi metto un po' seduta, capito? Quanto pare ci vogliamo ancora un bene dell'anima. Ah, sì, hai ragione, cara. Ciao, salutami tutti. Vai, cara. Stammi bene. Vai. Ci rivediamo presto.